Generalmente non è possibile installare Mac OS su un normale computer. È infatti necessario acquistare un Mac o un iMac vero e proprio di Apple e utilizzare direttamente quello. Se però sei uno smanettone e vuoi provare Mac OS in anteprima prima di comprare un Mac fisico nuovo, ti do buone notizie. Nei prossimi minuti vedremo passo per passo come installare Mac OS sul tuo normale PC. Nello specifico lo installeremo all'interno di una macchina virtuale VirtualBox in esecuzione dentro al tuo solito PC Windows, quindi la cosa sarà molto semplice e non c'è il rischio di incasinare niente. Come al solito dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it, se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Due o tre notizie generali prima di entrare nel vivo della procedura. Innanzitutto, quello che ti ho appena detto è assolutamente vero: Mac OS generalmente non può essere installato su nessun PC tradizionale, ma solo sui Mac. Questa è una cosa vera sia dal punto di vista tecnico, perché ci sono delle protezioni tecniche, ma anche dal punto di vista legale, ovvero Mac OS è un sistema operativo protetto dal copyright, quindi in linea di massima Apple nella sua licenza d'uso ne vieta l'utilizzo su nessun altro sistema che non sia uno dei suoi Mac. Quindi l'operazione che andiamo a svolgere fra poco non è proprio del tutto trasparente, di norma con la licenza d'uso, in particolare ti sconsiglio di farlo sul PC del lavoro. Ho ben inteso, non mi aspetto che ci siano problemi per nessuno se lo usiamo tanto un po' per smanettare sul PC di casa, però vi sconsiglio di utilizzare questa procedura per installare Mac OS in VirtualBox all'interno del PC del lavoro, perché in quel caso in un'ottica professionale potrebbe esserci qualche problema. Scaricheremo tutto il necessario dalla rete BitTorrent. Io di nuovo ho verificato i file, però ragazzi non ci sono garanzie, ovvero il file che scaricheremo è stato realizzato da un blog il cui autore non si identifica, quindi in linea di massima stiamo utilizzando del codice potenzialmente pericoloso. Io ho fatto una scansione con l'antivirus per Mac, non ho trovato nessuna schifezza, però non possiamo escludere del tutto che non ci sia qualche manomissione dei file che scaricheremo. Di nuovo, siccome lo installeremo all'interno di VirtualBox non è un grosso problema, perché comunque tutto il sistema operativo sarà ingabbiato all'interno di VirtualBox e quindi non potrà generalmente toccare il sistema operativo Windows del nostro PC reale. Però in linea di massima questo è un motivo in più per non immettere password oppure numeri di carta di credito direttamente dentro la macchina virtuale. Dal punto di vista tecnico, il tuo PC attuale con Windows 10 probabilmente è già adatto, però è necessario che si tratti di Windows 10 in compilazione a 64 bit e che il processore sia dotato del supporto hardware per la virtualizzazione. Nell'articolo che ti ho indicato trovi tutti i riferimenti per fare queste verifiche. Inoltre è necessario una CPU, quindi un processore che sia almeno un dual core con un quad core altamente consigliato. Dal punto di vista della dotazione di RAM sono necessari invece almeno 4 GB, ma sarebbe necessariamente meglio averne almeno 8. Un SSD non è indispensabile, però chiaramente velocizza tantissimo le operazioni rispetto ad un lento disco fisso meccanico e quindi te lo consiglio vivamente. Bene, entriamo nel vivo della trattazione. Dobbiamo per prima cosa scaricare e installare VirtualBox. Io ho utilizzato VirtualBox 6.1. In linea di massima ti consiglio sempre di scaricare e installare la nuovissima versione. Davvero, non essere pigro se ancora stai utilizzando la versione 6.0, la versione 5 o ancora più vecchie, aggiorna almeno alla 6.1 prima di imbarcarti in questa avventura, perché funziona decisamente meglio di tutte le versioni precedenti. Ok, procediamo scaricando il materiale necessario. Ora, i file sono disponibili sulla rete BitTorrent, quindi per poterli scaricare devi aver installato sul tuo PC un client BitTorrent. Se ancora non ce l'hai, fai riferimento all'articolo che ti ho linkato qua sopra con tutta la procedura per installare il client BitTorrent e scaricare i file. In linea di massima, una volta che hai installato il client, però è tutto molto facile. Portiamoci quindi su turbolab.it/1453, è l'articolo testuale nel quale ho esposto tutta questa procedura, e clicchiamo su questo link. Scarica Mac OS disco virtuale. Una volta che lo clicchiamo si aprirà appunto la richiesta del browser di lanciare il nostro client BitTorrent, acconsentiamo ed ecco che si aprirà all'interno del client BitTorrent questa finestrella dalla quale potremo appunto scaricare il materiale necessario. Ok, una volta che abbiamo finito esploriamo il contenuto della cartella, eccolo qua, abbiamo due file, un Mac OS Catalina Boot Image e un Mac OS Catalina Final.
Si tratta di due file, questo è appunto meno di un megabyte di grandezza, è un disco di supporto che serve appunto ad avviare la macchina virtuale, mentre macOS Catalina Final contiene appunto il sistema operativo vero e proprio e infatti è un filone da circa 8 giga. A questo punto non ci serve più il client BitTorrent, possiamo avviare il nostro VirtualBox. Da qua clicchiamo macchina nuova per creare una nuova macchina virtuale. Ora digitiamo il nome della nuova macchina virtuale, scegliamone uno semplice e senza spazi. Io in generale vi consiglio di scegliere proprio macOS perché è molto semplice. Scegliere un nome senza spazi non è un requisito forte, però ci semplificherà moltissimo diverse operazioni che andremo a svolgere in seguito. Ora scegliamo dove vogliamo parcheggiare la nostra macchina virtuale. Io per il momento decido di metterla qui dentro vMacOS, eccolo qua, e siamo a posto. A questo punto dobbiamo scegliere il tipo di sistema operativo, che deve essere appunto macOS X e come versione macOS X a 64 bit. Ora specifichiamo quanta RAM assegnare alla macchina virtuale, il mio PC ha memoria in quantità, quindi scelgo da 8 GB di RAM. Se avete meno RAM fatevi riferimento all'articolo nel quale vi ho indicato quanta RAM assegnare per ogni configurazione. Per quanto riguarda il disco da usare, scegliamo qua, usa un file di disco virtuale esistente, ecco qua, sfogliamo il disco e clicchiamo aggiungi, proprio per andare ad aggiungere il nostro macOS Catalina, eccolo qua, final, questo qui il file principale del sistema operativo. Facciamo open, eccolo qua, me l'ha aggiunto e diciamo scegli. Quindi questa è la configurazione iniziale della macchina virtuale che noi vogliamo andare a creare. Clicchiamo crea, eccolo qua. A questo punto abbiamo la nostra nuova macchina virtuale macOS. Bene, ora la nostra macchina virtuale è stata creata, però dobbiamo modificare un po' di impostazioni. Quindi selezioniamo la nostra nuova macchina, clicchiamo impostazioni e spostiamoci in particolare sotto sistema. A questo punto vogliamo andare sotto processore e spostare a 2 il numero di processori assegnati. Sempre dalla stessa finestra assicuriamoci poi che sia spuntato anche abilita il PAE NX e procediamo passando alla schermata schermo. A questo punto vorremmo assegnare alla macchina virtuale almeno 128 MB di video RAM, però in caso il vostro PC non arrivi così in alto potete provare anche con soli 64 MB. Bene, lasciate tutti gli altri valori alle impostazioni di default, assicuratevi però di selezionare come scheda grafica VBox SVGA. Non spuntate l'accelerazione 3D perché altrimenti la macchina virtuale potrebbe non partire. Non appena cambiamo scheda video ci compare questo avviso che la scheda video non è quella consigliata, però in linea di massima possiamo ignorare questo avviso. Bene, proseguiamo, spostiamoci sotto archiviazione. Da qui dobbiamo agganciare anche l'altro disco virtuale che abbiamo scaricato. Quindi clicchiamo qui sul dischetto virtuale che abbiamo qua sopra, clicchiamo aggiungi. Portiamoci di nuovo nella cartella dove avevamo scaricato le macchine virtuali, quindi qua dove avevamo scaricato il nostro torrent e selezioniamo il boot image, eccolo qua. Dopodiché vediamo dove ce l'ha messo, eccolo qua, boot image, clicchiamo scegli ed ecco che viene agganciato il disco. Quindi avremo il controller SATA che appunto eroga macOS, quindi il disco principale di macOS virtuale, il lettore CD è rimasto vuoto e il macOS Catalina boot image è appunto l'ultimo disco collegato alla macchina virtuale. Bene, abbiamo finito, possiamo confermare con ok e a questo punto dobbiamo assicurarci di chiudere completamente VirtualBox. Quindi non solo chiudere la finestra principale, controlliamo bene che non ci sia nient'altro in esecuzione. In linea di massima io vi consiglio di dare un'occhiata anche nel task manager appunto e verificare che non ci siano altri processi di nome VirtualBox o qualcosa del genere in esecuzione. Questa fase ragazzi è di importanza critica, assicuratevi di nuovo che non ci siano istanze di VirtualBox in esecuzione, perché fra poco lanceremo alcuni comandi che modificheranno le impostazioni che vengono ignorati in caso il processo di VirtualBox sia in esecuzione. Ok, quindi VirtualBox non è aperto, possiamo lanciare il prompt dei comandi. Quindi linea di massima come al solito, cmd qua sotto, clicca ed esegui come amministratore per aprirlo con i privilegi massimi. A questo punto viene la parte un pochino più delicata, fate attenzione bene. Quindi torniamo nell'articolo che ho pubblicato su turbolab.it, scendiamo ancora in basso perché dobbiamo impartire una serie di comandi che appunto vi ho scritto qua. Eccoli qua i comandi che dobbiamo impartire, quindi aprire un prompt di comando da amministratore l'abbiamo già fatto, quindi ora dobbiamo impostare
la variabile setVirtualBox al percorso nel quale abbiamo installato VirtualBox. Ora ragazzi, in linea di massima il percorso che vi ho scritto qui va generalmente bene nella maggior parte dei casi, però potreste aver installato, come ho fatto io, VirtualBox in un altro percorso e quindi dovremmo scriverlo. Io in particolare ho installato VirtualBox in dprograms VirtualBox, VirtualBox, e quindi me lo scrivo qua. Ok, poi seconda variabile che dobbiamo impostare è un comando con il nome della macchina virtuale. Ora, prima ricordate, avevamo usato Mac OS quando abbiamo creato la macchina virtuale, quindi questo è il nome che dobbiamo utilizzare. Ok, impartisco ok di nuovo. Ci siamo, a questo punto dobbiamo copiare e incollare questa sbrodolata infinita di comandi. Vediamo se riesco a prenderlo tutto. Quindi dall'inizio alla fine, Ctrl C sulla tastiera, torno di qua e mi incollo tutta questa sbrodolata di comandi. Eccolo qua, tutti in una volta sola. Come vedete ragazzi, una volta che li ho incollati, vengono eseguiti uno dopo l'altro. Non ci sono errori, quindi dovrebbe essere andato tutto a buon fine. Chiudiamo il terminale perché non ci serve più e possiamo tornare appunto alla nostra macchina virtuale, VirtualBox. Ecco qua, quindi riapriamo VirtualBox, ritorniamo alla nostra macchina virtuale e clicchiamo su avvia. Se abbiamo fatto tutte le operazioni correttamente, seguito per bene le istruzioni, fra poco dovremo trovarci davanti alla fase di boot del nostro Mac OS. Eccolo qua, questo è il primo avvio. Come vedete ci sono un po' di errori, però l'importante è che comincino a scorrere vari messaggi dal terminale. Siamo quasi arrivati alla fase conclusiva dell'installazione di Mac OS, fra poco dovremo vedere la schermata di configurazione iniziale, ovvero la stessa schermata che vedremmo in caso dovessimo aprire un Mac per la prima volta appena tolto dalla confezione di vendita. Ebbene, finalmente ci siamo, eccoci arrivati alla schermata di configurazione iniziale di Mac OS. Scegliamo Italia dalla lista, eccola qua, Italy. Ah, in particolare ragazzi, una nota, l'installazione, quindi quella preliminare che dobbiamo svolgere in questo momento, è completamente in inglese, ma il sistema operativo sarà poi in seguito anche in italiano, quindi anche nessuna paura, anche se non siete troppo ferrati con l'inglese. Ok, selezioniamo Italy da qua, eccoci qua. Avanziamo, procediamo, di nuovo qui abbiamo la possibilità di personalizzare le impostazioni locali, però dovrebbe già essere correttamente tutto impostato a italiano. Ok, data e privacy, informazioni sulla privacy policy naturalmente. La schermata ci chiede se vogliamo trasferire delle informazioni da un altro Mac, in questo momento diciamo di no. Arrivati a questo punto dobbiamo scegliere se eseguire login con un account Apple, cosa che possiamo tranquillamente fare se già ne disponiamo di uno. Io però in realtà non ho un account Apple in questo momento, quindi faccio sign up later e quindi di nuovo skip per accedere tramite un account locale. Quindi mi registrerò con un account locale all'interno della macchina virtuale. Ok, condizioni e termini di utilizzo, accettiamo naturalmente. Ecco qua, e arriviamo alla schermata nella quale dobbiamo scegliere il nostro nome utente. Avanti ancora, c'è ancora un passaggio preliminare, dobbiamo scegliere se utilizzare il servizio di mappe ed eventualmente di disattivare i servizi di telemetria. Voglio usare i servizi di mappa, mi sta bene, ma non voglio condividere le informazioni di telemetria con Apple, proprio perché sto utilizzando il sistema operativo all'interno di una macchina virtuale che non è una configurazione prevista appunto dal termine di utilizzo di Apple. Disattiviamo quindi tutto quanto, diciamo che non vogliamo impostare nessuna limitazione per quanto riguarda lo screen time. Ancora dobbiamo scegliere il tema da utilizzare, se il tema luminoso, quello scuro o quello automatico. Ultime fasi di configurazione, ci siamo quasi, stiamo per arrivare al desktop di Mac OS. Eccoti qua ragazzi, siamo al desktop di Mac OS, sta finendo di caricare, però c'è già apparsa la schermata che ci consente di impostare la tastiera.
In particolare clicchiamo quindi qua su continue, dopodiché prendiamo il tasto che sta subito alla destra dello shift di sinistra, quindi il tasto Z sulla tastiera italiana e quindi il tasto con il trattino per impostare la tastiera. A questo punto diciamo che abbiamo una tastiera europea e clicchiamo su fatto. Non abbiamo feedback per il momento, eccoci qua ragazzi, siamo arrivati davanti al nostro desktop di Mac OS. Ecco qua, qui c'è il Finder, abbiamo a disposizione anche Safari e tutti gli altri strumenti di configurazione. Ci sono tante cose ancora da fare ragazzi, in particolare in questo momento il sistema operativo è completamente in inglese, però selezionare la lingua italiana non è difficile. Vi lascio il link qua sopra per la procedura passo passo. Di nuovo potete valutare di disabilitare il blocco automatico, infatti dopo alcuni istanti in cui la macchina virtuale non viene usata, il sistema operativo si blocca e torna alla schermata di login. Se questo non vi interessa, vi disturba, potete facilmente disattivare questa funzione. Ecco, un'altra cosa che potrebbe darvi fastidio è il fatto che, come vedete, in questo momento il sistema operativo, quindi Mac OS, è bloccato all'interno di una finestrella, quindi come vedete non possiamo ancora utilizzarlo a schermo intero. Se io clicco sul pulsante di ingrandimento otteniamo questo effetto, che non è probabilmente quello che desideriamo. Questa situazione può essere corretta smanettando un pochino. Di nuovo, nell'articolo che vi ho indicato, nell'articolo principale, trovate tutta la guida passo passo per aumentare la risoluzione e anche portare a full screen la nostra macchina virtuale. Per condividere i dati con il PC fisico, quindi se avete dei file sulla macchina Windows che volete aprire da Mac OS, bisogna usare la funzione di condivisione dei file. Niente di particolare, niente di difficile, fate riferimento di nuovo alla nostra guida completa per capire come mettere in rete virtuale, in questo caso la macchina virtuale Mac OS con il nostro PC Windows. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Fammi sapere qual è stata la tua esperienza con questa guida, se l'hai seguita, se hai avuto qualche difficoltà, se al momento sei davanti alla tua macchina virtuale con Mac OS oppure se ti sei bloccato prima. Fammi sapere tutte le tue impressioni tramite i commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Mac OS come in questo caso, criptovalute eccetera, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!